Luca, intanto grazie per la tua disponibilità e soprattutto auguri di buon anno. Auguri a tutti, anche a voi, e speriamo che sia un anno migliore sotto tutti gli aspetti. Tanto guardiamo quello che ci siamo lasciati alle spalle, dove tu hai avuto modo di fare questa esperienza, tra virgolette, nuova qui a Dolmoponte, nel seguire una juniores regionale d'elite. Sì, un'esperienza nuova perché avevo sempre fatto le prime squadre abbinando anche le prime squadre con l'Uniones della squadra dove allenavo. Quindi qui a Dolmoponte però è una nuova esperienza con un campionato diverso, perché il campionato elite sicuramente è diverso da campionati regionali, molto diverso, molto più importante, molto più bello. E chiaramente l'anno scorso non abbiamo avuto la fortuna di... abbiamo solo fatto una partita, poi ci hanno bloccato. Quest'anno abbiamo fatto 9 partite, siamo di nuovo bloccati, speriamo che... di ripartire a fine gennaio cercando di portare in fondo questo campionato, perché sennò per questi ragazzi diventa difficile. Anche perché già la loro è un'età particolare, perché parliamo di un under 19. Sì, è un anno particolare perché l'Uniones è già un anno particolare. L'unica cosa che ci salva è l'importanza e la bellezza del campionato, che i ragazzi sono attratti, i ragazzi vengono molto volentieri perché è un campionato veramente importante e bello. Quindi c'è più attenzione, c'è più partecipazione da parte di tutti quanti. No, c'è voglia. Però così diventa dura perché giochi, poi smetti, poi rinizi, diventa... Speriamo insomma che di ripartire alla grande, È difficile tenere il gruppo unito in questi momenti, ecco. È a parte le difficile? festività che sicuramente li hanno distratti. Sì, quelle sì, però è difficile perché ti puoi allenare, poi ci sono contatti con positivi, ci sono i positivi, diventa proprio una cosa, infatti, proprio brutta, insomma, da seguire, ecco. Anche se il vostro gruppo, diciamo, fortunatamente o per meriti, non ha avuto problemi di Covid. No, non abbiamo avuto problemi perché sono tutti ragazzi 17-18 anni, tutti vaccinati con il doppio vaccino, quindi problemi non ce l'hanno. Però sono sempre i problemi che possono derivare dal fatto di essere in contatto, stati in contatto con amici oppure con parenti, e a quel punto ti scatta la settimana, 5 giorni, 6 giorni, in base a quello che è, e non si presentano al campo per quei 4-5 giorni, però da parte nostra non abbiamo avuto problemi di negativi o positivi, insomma. Questa prima parte di stagione avete giocato 9 partite. Sì, abbiamo giocato 9 partite, un bilancio discreto, non bello, un bilancio dove siamo a 3 punti dalla seconda, però siamo anche a 3 punti dalla classifica pericolosa, quindi è una classifica un po' strana, un po' da non sottovalutare. Abbiamo avuto l'ultima parte troppe infortuni e che ci hanno condizionato sicuramente le prestazioni. Infortuni veramente gravi, perché se consideri che 4 giocatori hanno fatto una partita sola, è chiaro che è un campionato che non te lo può permettere, non ti può permettere, insomma, di presentarti con una rosa corta, quindi alla lunga la puoi pagare. Con questa sosta speriamo di recuperare tutti e fare un finale di campionato, Covid permettendo, all'altezza della situazione. Noi ci siamo conosciuti quando te scendevi in campo con la fascia di capitano. Sì, E già lì era un allenatore in campo, tutta grinta, voglia di vincere e tutto quanto di buono si può dire di Luca Bioni. erano anni diversi, era un calcio diverso, erano anni diversi, c'era attaccamento, c'era pubblico, c'era società importanti, campionati bellissimi. E quello che cerco di trasmettere ai miei ragazzi, insomma, la voglia di giocare a calcio, di divertirsi, l'attaccamento, la maglia, perché secondo me sono, fino a che ci possono stare in questa situazione, ci devono rimanere, perché il calcio È è la bello. cosa più bella che c'è, insomma. E adesso auguriamoci che si possa ripartire prima possibile. Auguriamoci che questo maledetto Covid ci permetta di ripartire e di lasciarsi tutto alle spalle, perché ne abbiamo proprio bisogno, insomma. I ragazzi poi ne hanno bisogno, perché altrimenti sempre televisione, computer, PlayStation,
diventano anche rincoglioniti, ragazzi. Quindi è anche uno svago venire al campo, allenarsi, Stare avere all'aria aperta. stare all'aria aperta, perché è molto importante. Speriamo di ripartire alla grande. Luca, grazie e tantissimi auguri. Grazie e tanti auguri anche a voi, grazie veramente.